Uno si è finto figlio di un vicino, l'altro invece carabiniere ed hanno messo in piedi una sceneggiata decisamente ben architettata, con un unico obiettivo: raggirare un'anziana vittima e saccheggiarle i ricordi di una vita. È successo ad Arezzo, in zona Giotto e in pieno giorno. Protagonista, suo malgrado, di questa brutta storia, una signora aretina di 79 anni. Ed è proprio qui che l'anziana signora è stata avvicinata da uno dei due truffatori. A questo punto è scattato l'ingegnoso piano. L'uomo, fingendosi figlio di uno dei vicini, è riuscito ad introdursi all'interno del suo appartamento con la scusa di poter vedere il parquet per confrontarlo con quello di un altro appartamento, sempre di una di queste palazzine dove effettivamente erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Una volta entrati nello stabile, è entrato in scena anche il secondo truffatore, il falso carabiniere, che ha chiesto alla donna se per caso avesse notato segni di furto nell'appartamento, visto che ne era stato scoperto un altro sempre nello stesso palazzo. Così, con la scusa di controllare che tutto fosse a posto, vittime e truffatori sono entrati in casa e, mentre il complice distraeva la donna, il falso investigatore in una manciata di minuti ha fatto razzia di preziosi e contanti. Fosse successo a me, ci sarei caduta uguale, perché siamo senza malizia. Siamo persone fiduciose e ci capita queste cose. So che l'hanno rubato parecchio, però l'ho vista scossa molto. Sull'episodio stanno indagando le forze dell'ordine. Il consiglio resta comunque sempre lo stesso: non vi fidate delle persone che non conoscete. È un vecchio consiglio, ce lo raccontavano, ce lo dicevano quando eravamo bambini, ma funziona sempre. E soprattutto il numero di emergenza 112 è sempre a disposizione.